Secondo me l'intervento successivo del signor Aucas ci ha fatto un grande, grande favore. È vero, è stato così spudorato, anche lei è stata spudorata. Quando c'è un progetto dietro la disinformazione, quando non è solamente la rabbia di qualcuno, magari lui secondo me forse un po' anche arrabbiato perché non è riuscito a incidere minimamente sul cambio dell'Italia, frustrato più che altro, sì, un po' frustrati, però alle volte invece c'è proprio un disegno strategico preciso ad hoc. Più questo meccanismo esce fuori, vedete, le dittature, quelle sanguinarie che ci sono state nel passato, più si avvicinavano alla fine e più utilizzavano la violenza come risposta. Le dittature mediatiche, più si avvicinano alla fine, più utilizzano la menzogna. Per cui più ascoltiamo le menzogne rispetto al 5 Stelle e più siamo vicini alla vittoria finale. Per cui sorridete e gioite, perché la strada è giusta. Okay. Bravo! Bravo! Grazie a tutti, grazie a Roma, grazie per questo meraviglioso incontro, tranquillamente ci andiamo a casa, su internet ci informiamo, invitiamo i parenti scettici a prendere un caffè, perché non sono scettici, sono del 5 Stelle ma ancora non lo sanno. È vero.